se domani qui sarò, oggi chi lo sa? Se fredda la tazzina, scusi. Poi scaldo la tazzina un'altra volta. Era buono almeno. Caffè buonissimo, sì. Grazie. Io l'ho fatto freddare io, per colpa mia. Che fai? Vai a parcheggiare? Siete le farlo, sì. Ehi, vorrei riparcheggiare, ma... E vai. La fontana non funziona, metti attaccato. Porzio Catone apre le porte dei suoi palazzi all'arte contemporanea, presentando la personale di Piero Tartaglia, il maestro del disgregazionismo. La mostra è visibile a Palazzo Borghese presso la Biblioteca Comunale e fa parte di un percorso dell'artista romano che ormai da anni presenta opere astratte che flettono e spezzano la figura. Cartone, Palazzo Borghese, un prestigioso spazio per ospitare una mostra storica di Piero Tartaglia. Beh, sì, la nostra città, la nostra amministrazione, diciamo che città, cioè, appunto, si fregge del titolo di città d'arte proprio perché fa eventi di qualità, diciamo, ospita normalmente eventi all'altezza di una situazione che si possa definire di eccellenza. Questa mostra del maestro Tartaglia rientra appunto in questi ambiti. Siamo onoratissimi di avere nostro ospite un personaggio così qualificato. Ho letto sul curriculum, ma non ce n'era bisogno perché ormai la fama ricopre oltre ogni ambito nazionale, i riconoscimenti parlano da sé, i riconoscimenti in vari campi, in vari ambiti nazionali, quadri bellissimi. L'emozione che ho provato appena entrato in galleria, diciamo, è stata quella di vedere qualcosa veramente di vivo. Un grande impatto con questi colori bellissimi, quindi io faccio i complimenti vivissimi al maestro, che ovviamente possa continuare a esprimersi su questi livelli che sono di assoluta eccellenza. Questo spazio di Palazzo Borghese. Mi trovo bellissimo e so solamente una cosa, io devo ringraziare il signor sindaco Roberto Buglia che mi ha ospitato e mi fa piacere. Una cosa, sì, questa è la sala, è bellissima, bella, poi il posto è prestigioso, sappiamo che Monte Porzio di Catone è città d'arte, è gemellata, mi sembra, signor sindaco, è gemellata con la città francese. Con città francese, sì, infatti. E perciò io
ho detto tutto. Ringrazio il signor Sindaco. Ti sei espresso coi quadri, diciamo. Mi sono espresso coi quadri. Poi potevo esprimere meglio, ma comunque... I quadri parlano però... da soli del maestro, ma voglio dire, se questo ambiente sta un po' stretto al maestro, anche se nella misura stiamo verificando, ma già lo stavamo... lo anticipo io, il maestro, insomma, sì, stiamo anticipando di poterlo ospitare in un ambiente ancora più prestigioso, in una villa storica rinascimentale che sta su Monteposto, non faccio il nome, ma insomma una villa idonea ad accogliere tanta bellezza. Ci rivediamo ai prossimi appuntamenti con l'arte.